del governo, al presidente Walter Casaluto della giunta provinciale che è presente al comune di Ort, Uber, dei nostri comuni, quello della Moina, Certena, Dani, Unter, Delft e Bohmen, Unter, Zweite Sitzung des Euregio, molto partecipata, e fa parte, diciamo, di Cavalese erano anche altri personaggi. Le figure dell'ingegner Raffaele Decoli in queste ore, un momento di dialogo e confronto, un momento di condivisione, ma anche di sopralluoghi del tavolo. Siamo il territorio, ma anche la volontà, l'orgoglio. Sì, ma i quali dobbiamo evidentemente sapere. Tirolo, Wolf, ovviamente un saluto al presidente Erni e dal Palù. Un saluto anche interloquire. Come diceva il Parco, quantomeno uno dei più importanti. Presidente del Consorzio. Saluto cordialmente anche i molti ospiti che hanno voluto la giornata all'approfondimento di un tema. In Südtirol aufgrund der Unwetter dieser Tage der raggiungere gli obiettivi mehr in unsere Gemeinde schon ragione della notorietà del suo turismo di lavora proprio per fornire la membrana acustica. Questi colleghi, il primo successore della provincia di Pizzarro. Per dire in casa, il legge per me. Per spiegare la nostra persona che ci fa rispondere al pozzo del Sciabolo in Nord-Ol. Pensa che abbiamo delle situazioni un po' di micro. Gli schianti da neve ci hanno tagliato le gambe. Perché? Perché dopo Vaia, la viabilità forestale, solo in provincia di Trento abbiamo già con un piano per affrontare i lavori con un obiettivo che stamattina qui abbiamo fatto. E voluto ancora più dei momenti, diciamo così, di condivisione. C'è anche il sindaco di Istru. Bene. Certo. Grazie Gioia, buona. Grazie. Grazie. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Dobbiamo fare di più, perché se perdiamo la memoria. Come un prodotto nostro, come ci preme, c'è un... Con il programma di adesso, vi attendono i pulmini. Italienische Tirol und in St. Michael zu diesem Euregio-Gemeindetag 2023. Wir haben eine gemeinsame Ausbildung und das ist so geschehen. 2003-2013 poi ancora lo Schiritrofi, Schiritrofi anche del Corpo dei Vigili Volontari del Fuoco, i rappresentanti degli Schützen col capitano della comunità di Fiemme Mauro Girmozzi, dal presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fudati, dalla